benvenuti alla seconda serata di Musica in Corte 2024. Non sono più in borghese, ma è il mio turno, quindi sono in concerto con Bruno Canino, con il quale abbiamo inciso ben 6 dischi e ce n'è uno in programma per dopo l'estate. Il programma è intitolato Come una volta perché richiama i fasti dei grandi violinisti, Milstein, Heifetz, insomma un programma variegato che parte con Mozart, Brahms per arrivare anche al contemporaneo Saint-Saëns e Messiaen. Fa molto piacere suonare con Alessio Bidoli e sarà oramai, nonostante lui sia giovane, una decina di anni fa abbiamo cominciato la nostra collaborazione, che per me è sempre molto piacevole. E ammiro di lui la versatilità, il fatto di non fossilizzarsi su alcuni programmi. Stasera per la prima volta che suoneremo questa fantasy di Olivier Messiaen, che è difficile. Abbiamo il progetto di registrare forse le 3 sonate di Brahms e poi c'è questa sonata di Saint-Saëns, la prima delle 2 sonate, le abbiamo registrate, che parte un po' chiotta chiotta e poi alla fine finisce veramente in un modo entusiasmante. Grazie va a tutti voi che avete accettato con grande generosità, con grande entusiasmo di essere qui presenti e di onorare questa rassegna che ormai da alcuni anni sta davvero offrendo alla città tutta momenti di grande musica. Ogni anno a organizzare una serie di incontri che sono eccezionali e stasera ne abbiamo avuto una prova con questi. Vi invito anche ai prossimi concerti, quello di Junhee Kim, pluripremiato a concorsi internazionali, tra i più famosi quali quello di Parigi, il Long Thibaud di Parigi, per concludere con la serata del duo pianistico, uno dei più affermati in Italia, Sollini-Barbatano. Rispetto reciproco e amore per la musica, direi, insomma, sì. Io ho suonato con 250 violinisti, ho una certa esperienza, ma sono sempre pronto a raccogliere nuovi suggerimenti. E questo credo che ci deve essere uno scambio, evidentemente. La consueta affluenza di pubblico, perché è una rassegna molto seguita, da 5 anni, e questo è un orgoglio sia per me che per la città di Crema. Grazie.